Buonasera. Bene, rieccoci qui in studio, sempre su Radio Tele Locale. Ovviamente arrivano un sacco di messaggi, non possiamo leggerveli, ascoltarli tutti, ma ne ascolteremo un paio che hanno mandato personalmente a Ciccio. Quindi ascoltate. Ciao! Tanti saluti dallo staff Piper, ragazzi. Grandi ragazzi. Grande. Salutoni anche da qui. Uh-huh. Eccone un altro. Tengiano un altro. Tanti auguri al ghetto e mi raccomando, continuate a fare questo tipo di musica che piace un sacco. Perfetto. Grazie ragazzi. Siete gentilissimi. Ovviamente salutiamo anche Paolino che è arrivato qui in studio su Radio Tele Locale. Bene. Io direi di passare la palla al nostro Paul Drum, che è caricato a molla come mai. Da Sperlinga con furore. Da Sperlinga Crew, presentiamo Paul Drum. Si porta anche la crew al completo. Si porta i support, perché ovviamente Sperlinga sono tutti un corpo e un'anima. Quindi prego Vincenzo alla regia con la sigla. L'esperto risponde. Vai Paolo, vai Paolo, è il tuo momento. Ragazzi, oggi volevo portare un artista che sicuramente non conoscerà nessuno, perché è stato coperto da un altro gruppo. Serve a questo il programma ghetto, Paolo. Che ora spiegherò su cosa è successo. Comunque io volevo presentare Simone, ricordi la maestra Franca all'elementare, l'italiano che insegnava, va? No, lo possiamo dire perché ci ha traumatizzato la vita. Franca, com'era su cosa? Anche Simone Occhiuto gliel'ha traumatizzata di più. Allora aspetta, un attimo, riportiamo ordine in studio perché c'è casino. Ragazzi, una alla volta il microfono e non gridiamo. Allora, e comunque occhio ai nomi. Cosa? Ho detto il nome. Ci censurano, perché poi la regia ci censura con i bip e poi le persone sembra che diciamo parolacce, invece non è così. Ogni riferimento a persone, fatti o cose è puramente casuale. Grazie. Bene Paolo, quindi continua. Allora presenterò, anzi voglio presentare Pino D'Angiò. Il suo nome è vero, è Giuseppe Chierchia, nato a Pompei nel 14 agosto 1952. Ragazzi, proprio il 14 agosto già dice tutto. E in pratica lui la sua infanzia brevemente la trascorre negli Stati Uniti, perché segue il papà che è ingegnere. Però comunque ritorna in Italia per studiare medicina a Siena. Ok. E lui praticamente così, facendosi 4 lire nei vari locali di Firenze, cantando e facendo un po' di cabaret, diciamo che esordì nel 1979 con la canzone È libero, scusi. La cosa è seria, qui si scassano tutti dalle risate. Ma il brano di maggior successo sicuramente è Ma quale idea? Che la conosciamo grazie, anzi forse secondo me purtroppo, grazie ai Flamino Mafia. Sì, ok. Aspetta, una richiesta da pubblico. Ce la canticchi un po', tipo. Sì, vai. 6 secondi. Ma quale idea? C'è Chiara che vuole canticchiare. Non ci sta più idea. Quale idea? Yes. Vai, non sappiamo le parole, vabbè. Avete capito la canzone. E in pratica questo pezzo, la chicca di questo pezzo è che lui con questo pezzo è esordito come il singolo primario rap di tutta Europa. Infatti lui proprio dice: sì, potrebbe essere vero, ma in realtà a causa dei tempi poco maturi il primo rap in assoluto anche degli americani è Prisencolinen Sinain Inciuso di Celentano. Oh ragazzi, questa è una perla di saggezza. Io ripetici per favore di nuovo. Prisencolinen Sinain Inciuso. Applausi. Aspetta. Perché lo volesse ripetere? Però. No, chiediamo lo spelling. No. Comunque ce la canticchi un po'. In una strofa rap. In una strofa rap. Prise con l'inano in sinciuso. Big up for Paolo.
Spelling Crew dal 75. Comunque, grandissima perla, voglio dire. Al di là di questo, eravamo a quale idea? E praticamente, ma quale idea ha venduto straordinariamente 12 milioni di copie in tutto il mondo. E comunque poi Pino Danjò è l'unico artista italiano presente nel DVD World Tribute to the Funk, fatto dalla Sony Music nel 2003, come unico italiano in assoluto. E nel 2001 si aggiudica pure negli USA, come sempre unico italiano, il Rhythm and Soul Music Awards. Comunque, velocemente, ha collaborato con il regista Giuseppe Tornatore, avendo un ruolo nel film Il Camorrista. Come? Qual è il ruolo? Lui faceva il cattivo, uno dei fratelli, ho letto. Quale film? Purtroppo non in quale film? Il Camorrista. inoltre, doppiava anche film di Woody Allen, se proprio vogliamo. E poi lui, parlando della sua vita privata, è sposato e ha un figlio di nome Francesco. Va bene, ok. No, aspetta, l'ultima una chicca. Una cosa, prima della tua chicca, ma cioè, perché hai scelto di portare stasera qui al Ghetto Family? Pino Danjò, per me, in tutta la mia raccolta musicale che ho conosciuto negli anni, diciamo che è stato il maggiore esponente della funky, e soprattutto essendo italiano è stato un grande mentore, un grande esempio per me. Ok, prima della tua ultima chicca finale abbiamo un altro messaggio audio in diretta, lo ascoltiamo. Ciao Radio Ghetto, ciao! I ragazzi di oggi fumano e bevono. Sapete bene che invece il ghetto sono questi tempi. Foto di quindi salutiamo tutte le persone che hanno inviato i messaggi. Sì, un attimo che mi dicono dalla regia che ce n'è un altro, no, clamorosamente. Un'edizione speciale. Sulmani, sono per voi, l'ultima sera. Grazie a tutti ragazzi, grazie al ghetto, dai, Sulmani! 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 Ecco qua! Sulmani! Grande, ovviamente ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono. Quindi Paolo, per dire la chicca della sua vita privata, che è un po' brutta e cattiva da dire, ma sì. Un attimo, la regia Vincenzo mi dice c'è un messaggio per Paolo. Un messaggio da Vincenzo. Sì, c'è un messaggio per c'è Paolo. C'è proprio da scritto Vincenzo. I fascisti a così l'esame conservatorio. Bravo. sì. Spettacolo. No, l'ultima chicca, praticamente lui ha avuto sia la ora non mi viene il nome di una malattia. Vabbè, comunque ha avuto la socoma, come cavolo si chiamava, non ok. Comunque ha avuto anche un cancro alla gola, che però è riuscito a debellare. Ma comunque lui nei suoi concerti continua a fumare come un turco. E tutti siamo. Quindi il messaggio che stai passando è fumare. Siate strafottenti come Pino Danjò è divertito. E ascoltatelo soprattutto. Bene, Paolo, ora quando sei pronto poi alla console, ovviamente ci fai cenno. Sì, passerò un pezzo che sicuramente conoscerete. Ok, un attimo, scusa se ti interrompo, c'è un altro messaggio live qui su Radio Tele Locale. Ghetto! Sì, si è impallato Francesco, non ti vergognare. Francesco, chiediamo 3 euro a voi radioascoltatori per permettere un telefonino a Francesco. Francesco ha bisogno di un cellulare. Va bene, lo facciamo sentire dopo la messa in onda di Paul Drum. Bene, Paolo. Pa, sei pronto? Sei pronto? Sì. Ok. Sì. Vincenzo è ingacchiato. Dimmi, Vincenzo, che sei alla rete, sei ingacchiato. Niente, niente. È ingacchiato perché la signora di sopra non ha buttato l'immondizia e c'è puzza. Ok. Ok, Daniele, cosa vogliamo parlare? Qualcos'altro? Sì, sono ansioso di ascoltare a Paolo, sì, perché l'artista che sta portando è veramente interessante, un po' di funk. Ma ricordiamo il nome strano di prima. Sì, ricordiamolo, Paolo, vai! Non è vero. Questo è giapponese, non ci credo. Allora, un'altra possibilità. 3, 2, 1, vai! Umananno è rinchiuso. No, no, un attimo che i ragazzi di Sperling, il tipo di Sperling si sta equipaggiando, vai! Prisoner's Roar inchiuso. Cioè, pronuncia level. Comunque,
Salutiamo sì. pure il nostro radioascoltatore preferito, Bella Figo. Ciao, ti mandiamo. C'è una dub dance in diretta. C'è Lorenzo che fa. Eccole qua. Ragazzi, arrivano dub dance. Otto Matteo Renzio. Wow. E Gentiloni? Gentiloni? E Gentiloni, siamo pronti. Beh, buongiornissimo. Siamo pronti. Bene, c'è Paul Drum che ci fa segno che è pronto. Oggi sono felice. Vado al libero. Porto Paolo che mixa. Ok, perfetto. Paolo, sei pronto? Ok. Radioascoltatori, rimanete sintonizzati. Adesso Paul Drum. Ghetto. That's Pino da Gio and Megaphonic Band. Guardano le ragazzine e dicono cosa mi tocca vedere, sono indecenti queste sbarbine, non gli staccano gli occhi dal sedere. Scendere, scendere, dal tram, scendere, scendere, dal tram, scendere, scendere, dal tram, scendere, scendere, dal tram. Quelli che fanno i vicini di casa, con i gerani sul balcone, stanno a spiare dietro la porta ed a sparlare sono un cannone. Scendere, scendere, dal tram, scendere, scendere, dal tram. Che sono gli amici migliori, quelli d'infanzia,